riserviamo il privilegio di parlare di cose positive, di cose propositive e produttive per la nostra regione, e lo facciamo particolarmente quando ci occupiamo del viaggio nell'impresa di Confindustria Bari e BAT. Oggi parliamo della settima tappa che si è tenuta alla RAM di Andria nella BAT, un'azienda nata nel 1974 come ditta di impianti elettrici e lanciata alla conquista dei mercati mondiali con i suoi software. Allora, cominciamo a scoprirla in questa prima parte del servizio realizzato da Mariella Vitucci, e subito dopo accoglieremo i nostri ospiti per raccontarla ancora meglio. RAM, come la Random Access Memory, la memoria d'accesso casuale del computer, il cuore dell'automazione. RAM come acronimo di Riccardo, Antonio e Michele, sono i tre figli ed eredi di Vincenzo Scarcelli, fondatore e amministratore unico della RAM Elettronica di Andria, nella BAT. L'azienda nasce nel 1992 come naturale evoluzione della ditta individuale Scarcelli Vincenzo, che opera nel settore impiantistico elettrico dal 1974. La svolta avviene proprio nel 1992, con il lancio di un software programmato mettendo a frutto una lunga e approfondita conoscenza dei particolari processi produttivi delle industrie molitorie e pastaie. Il software RAM Elettronica si interfaccia direttamente con i sistemi di automazione ed è in grado di garantire la tracciabilità alimentare dei prodotti di pastifici, molini e biscottifici, seguendo il processo produttivo dalla A alla Z: arrivo della materia prima, prodotto finito, immagazzinamento, vendita. Noi siamo un po' il cuore, l'anima di quello che poi è il risultato finale. Non produciamo macchine, però produciamo tutto quello che è legato poi all'automazione di una macchina. Pertanto, diciamo, a noi si rivolgono diversi clienti, sia costruttori di macchine che hanno necessità di dare anima alle proprie idee e comunque mettere in pratica quello che è il loro core business, e sia utenti finali, dove praticamente ci propongono di automatizzare le loro macchine che comunque acquistano da enti diversi da noi. La RAM Elettronica ha anche brevettato un sistema di visione capace di rilevare imperfezioni di produzione della pasta, oltre ad aver messo a punto soluzioni originali per il controllo e il comando dei sistemi di insilaggio. Inoltre, la RAM progetta e realizza cabine di trasformazione, quadri elettrici BT di automazione e distribuzione, sistemi di supervisione e automazione in generale. RAM Elettronica è in grado di fornire un servizio completo, chiave in mano, alle imprese, coprendo le esigenze dell'impiantistica elettrica di potenza, di automazione e controllo, ma soprattutto evitando ai clienti problemi di interfacciamento e coordinamento tra installazioni diverse, visto che le progetta e realizza ad hoc. Grazie ad un ufficio tecnico all'avanguardia, con stazioni CAD dedicate e a personale altamente specializzato, 48 dipendenti in tutto, 14 tra ingegneri, programmatori e progettisti, e un team di installatori tutti addestrati con formazione continua in azienda, la RAM progetta soluzioni su misura per l'automazione industriale. Proprio questo valore aggiunto ne ha fatto un'azienda leader nel suo settore. La RAM esporta il 30% dei suoi impianti in tutto il mondo, dalla Russia al Nord Africa, dall'Europa agli Stati Uniti. E allora, queste le prime informazioni che commentiamo subito con i nostri due ospiti, che ringrazio per essere qui. Riccardo Scarcelli, il figlio maggiore del fondatore della RAM Elettronica, Vincenzo Scarcelli, che è il direttore tecnico dell'azienda, e il professor Vito Antonio Bevilacqua, che rappresenta il Politecnico e dottore in ricerca in ingegneria elettrotecnica, e ci racconterà di come poi sempre più il futuro parla di aziende che lavorano in maniera veramente molto forte e propositiva con il mondo universitario e della ricerca. Cominciamo dal dottor Scarcelli. La prima domanda è proprio d'obbligo, perché sentir parlare di automazione, automatizzazione delle macchine, fa pensare ovviamente ad un futuro molto imminente che la Puglia deve tenere presente. Allora, è stato facile o invece è stato difficile crescere ed affermarsi in questo nostro territorio? Sicuramente non è facile
riuscire a imporsi rispetto a grandi multinazionali che comunque sono presenti a livello mondiale nell'ambito del nostro stesso, nella nostra stessa attività. Questo per noi è stato uno stimolo, perché comunque abbiamo puntato più che altro a dare di più, a cercare quel di più che poteva incentivare il nostro cliente a sceglierci rispetto alle grandi realtà che sono presenti, come dicevo, in tutto il mondo. Siamo partiti dal basso, siamo partiti dalla Puglia, siamo partiti con i piedi per terra, siamo partiti anche con piccolissime realizzazioni. Quando abbiamo capito che sul territorio c'erano sia le forze, c'erano sia i ragazzi, c'erano sia le università che comunque potevano darci quel qualcosa in più per crescere, allora abbiamo poi puntato a internazionalizzare l'azienda, perché era per noi importante uscire anche un po' dall'ambito quello locale. Beh, il segreto a questo punto è veramente quello di rimanere con i piedi per terra sempre, soprattutto nella fase iniziale. Ma quello è il punto di partenza. La mia famiglia non faceva questo. Noi siamo la seconda generazione, mio padre è la prima, per cui abbiamo dovuto creare tutto da zero. Certo. È stato uno stimolo, è stata una forza. Professor Bevilà, qua ha sentito, come diceva giustamente Scarcelli, quanto è importante sentire per le aziende la presenza al fianco e di pari passo del mondo universitario. Sicuramente il sostegno e la collaborazione nell'ambito formativo è molto forte, ma non solo. Sì, certo. Mi piacerebbe, diciamo, introdurre questo argomento utilizzando lo slogan che l'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione Pugliese, l'ARTI, utilizza quando parla di innovazione. E lo slogan dice: l'innovazione non si fa da sola. Certo. E non si fa da soli. Sicuramente le università possono dare un valido contributo e esistono anche degli sportelli universitari, per esempio lo sportello ILO, che è stato costituito recentemente al Politecnico di Bari, ha proprio come compito quello di condividere e comprendere quelle che sono le ricerche universitarie che possono essere trasferite sul territorio, quindi operando il trasferimento tecnologico. Fra l'altro il Politecnico di Bari è anche molto attivo nell'ambito del trasferimento delle proprie ricerche. Innanzitutto dovremmo capire che non tutte le ricerche possono portare necessariamente a un prodotto, perché in genere si tende a fare una differenza fra la scoperta e la ricerca. La scoperta rimane forse un po' nelle aule accademiche, la ricerca che porta al brevetto invece deve assolutamente guardare al trasferimento e alla possibilità e all'applicabilità dal punto di vista industriale. Politecnico è attivo anche con numerose società start-up, numerose società spin-off, ce ne sono circa 20 attive in questo momento. In particolar modo esistono diverse competenze che il Politecnico può mettere a servizio delle aziende. Il Politecnico, come forse sapete, è fatto di due facoltà fondamentali, la facoltà di ingegneria e la facoltà di architettura, ma laddove si fa proprio ricerca è nei dipartimenti. Noi abbiamo 4 grandi dipartimenti e penso che soprattutto il dipartimento di elettrotecnica ed elettronica, al quale io afferisco, e forse anche quello di meccanica gestionale, possano dare un valido contributo alle attività messe in atto dalla RAM elettronica. Proprio perché, non so se avete seguito durante il filmato, la RAM si è specializzata nei sistemi di visione artificiale, nei sistemi che possono consentire attraverso l'elaborazione delle immagini di fare quelli che si chiamano i controlli di qualità non distruttivi, cioè dare la possibilità, magari vedendo un filmato, seguendo un filmato, di riuscire a individuare quelli che sono i difetti di un prodotto, di un processo. Abbiamo visto la pasta, nel caso della pasta è molto importante. Proprio durante la visita in azienda ci rendevamo conto di come un piccolo pigmento di colore diverso in uno spaghetto può creare un difetto non soltanto magari nei livelli di cottura, ma anche nei livelli di resistenza alla cottura stessa. E quindi io fra l'altro insegno elaborazione di immagini al Politecnico di Bari e quindi sono anche io titolare di un brevetto nazionale già depositato e questo ci fa capire che comunque è anche piuttosto complicato arrivare a un brevetto. Certo. Quindi anche in questo caso le università possono dare dei servizi nel supporto al trasferimento e alla ingegnerizzazione del prodotto. E questa è una cosa molto importante che i nostri amici telespettatori stanno imparando a metabolizzare, perché quando vi raccontiamo le aziende spessissimo ritroviamo un rappresentante del mondo universitario e della formazione. Questo è un valore aggiunto che penso si percepisca tutto anche in azienda, no? Sicuramente. Abbiamo iniziato con inserire i primi
i primi laureandi in azienda con l'ingresso mio praticamente in azienda. Questo è stato solo l'inizio, perché ormai siamo arrivati quasi a 10 ingegneri, per cui alla fine tra ingegneri tecnici è quello che poi alla fine ci fa cambiare. Allora, noi vediamoci la seconda parte del servizio realizzato dalla nostra brava Mariella Vitucci. E come vi dicevamo poc'anzi, la RAM è un'azienda familiare con un fortunato passaggio generazionale che ha allargato appunto gli orizzonti adeguandola al mercato globale, ma senza tradire l'impostazione dettata dal suo fondatore. Allora, conosciamola meglio. I principali clienti sono pastifici, mulini e semolerie, ma anche raffinerie, industrie farmaceutiche ed imbottigliamento. Uno quando compra della pasta o compra dei biscotti immagina che questi sono tutti uguali, provengono e vengono fatti tutti allo stesso modo. La cosa non è assolutamente vera, perché ogni cliente c'è il suo segreto e per quanto piccolo comunque importante. Sicuramente sta nella nostra abilità a non diffondere queste informazioni in giro. Riccardo Scarcelli, insieme ai fratelli Antonio e Michele, ha ereditato dal padre Vincenzo la passione per il lavoro e l'attaccamento all'azienda. Il passaggio generazionale ha ampliato gli orizzonti della RAM elettronica, conservando però gli standard di sempre: dedizione al cliente, precisione, cura di ogni singolo dettaglio. Classe 1948, Vincenzo Scarcelli nasce da famiglia contadina, interrompe gli studi dopo il terzo avviamento agrario, la mattina lavora in campagna, la sera frequenta i corsi popolari e prende il diploma di elettricista. Negli anni 60 c'erano dei lavori che già iniziavano a sparire, diciamo così. Io cercavo qualcosa che non aveva fine e mi venne l'intuizione dell'energia elettrica. Se finisce l'energia, finirà il mondo. Dal suo primo datore di lavoro impara a fare gli avvolgimenti, l'anima di ogni motore. Ruba il mestiere e studia da autodidatta, fino a diventare elettricista di fiducia di Vincenzo Casillo. Nei 16 metri quadrati della stanza da letto dei suoi genitori, Scarcelli impianta la prima officina. I clienti non gli mancano, prende il coraggio di mettersi in proprio. Nel 1974 costituisce la sua ditta, embrione della RAM. Oggi l'azienda ha una sede di 4.300 metri quadrati suddivisi in 2.500 tra magazzino e officine e 1.800 di uffici. Le officine sono divise in magazzini e aree per la costruzione e il collaudo quadri. C'è anche un laboratorio per la riparazione di inverter, l'unico centro di assistenza autorizzato del centro sud Italia. Un cliente nuovo non lo prendi facendo un lavoro di grandi dimensioni, magari con un prezzo, diciamo, non commerciale, ma il cliente lo prende perché prima hai avuto la possibilità o ti ha dato già lui la possibilità di fare dei servizi, degli interventi, delle cose post vendita anche su impianti di altri, che hai dato la soddisfazione di essere pronto. Il legame con la storia della RAM è testimoniato da alcuni pezzi da collezione, una bilancia, una semolatrice, un separatore, che risalgono ai tempi in cui servivano 25 operai per macinare fino a 500 quintali di grano al giorno. Oggi ne bastano 3 per macinarne fino a 5.000 quintali. Tra i cimeli c'è anche una stazione di programmazione dei quadri elettrici, una delle prime arrivate in Puglia dagli USA ad inizio anni 80. Senza nulla togliere al nostro ospite, è verissimo che insomma, le nuove generazioni allargano queste aziende al mondo e al mercato globale, però quanta saggezza e quanto coraggio c'è nelle azioni e soprattutto nella storia di chi comincia. Sicuramente, io voglio dire solo una cosa: i miei genitori ad oggi non hanno un giorno di vacanza in 40 anni, questo basta per giustificare tutto il resto. Assolutamente sì. Professore, un'ultima domanda. Abbiamo visto che è importante rinnovare questa sinergia mondo del lavoro, mondo della formazione. A suo giudizio, considerando che sicuramente l'esperienza della RAM non è l'unica, il territorio, le istituzioni riescono a supportare questa rete? Bene, questi attori intorno a questo scenario, secondo me, negli ultimi anni stanno imparando a conoscersi meglio. È un processo in fieri, un processo in divenire, perché anche qui ci sono una serie di logiche che vanno un po' in qualche maniera rivisitate, smaltite.
Non è semplicissimo mettere in contatto questi due mondi. Fra l'altro, però, noi dobbiamo pensare che non sono soltanto questi gli unici due mondi che devono colloquiare, non soltanto quello della ricerca accademica e quello delle aziende, c'è anche il mondo dei giovani, certo. Il mondo dei giovani che devono assolutamente affacciarsi e che devono riuscire a prendere le cose migliori da entrambi i mondi. In questo senso penso che queste iniziative, come quella appunto alla quale mi ha fatto piacere partecipare durante la visita alla Rama Elettronica, sono assolutamente utili a far conoscere meglio le realtà sul territorio. E spesso può capitare che aziende del sud si rivolgano a enti di ricerca, certo, internazionali, nazionali, e viceversa che noi docenti del Politecnico andiamo a trovare delle soluzioni per aziende che invece sono settentrionali, se non addirittura straniere. Penso che sia assolutamente importante, anche per un motivo di economicità, fare in maniera tale che il territorio guardi per intero su se stesso, cercando di pescare tutte le potenzialità che può offrire. Beh, allora io insomma non posso che essere d'accordo con lei e fare gli auguri a tutti i giovani, ma soprattutto agli imprenditori saggi e agli educatori forti. Grazie, grazie per essere stati con noi.